sì, collaboriamo adesso, vediamo quanto tempo mi tengono dentro e collaboriamo. Ciao. Come è apprezzato la della Allora, siccome ieri c'è stata la SID di mia sorella, oggi ci sarà la mia, non ho avuto tempo per appurare la cosa. Ma la tua sensazione? Non so cosa è saltato fuori di nuovo, per cui non posso parlare a vuoto. Ti aspettavi che venisse arrestato comunque? Beh, aspettare no, aspettare no. Temi che possa coinvolgerti, coinvolgere te e tua sorella in questa vicenda, anche per alleggerire la sua posizione? Mi dispiacerebbe, anche se fosse, andrebbe in nulla di fatto. Perché tu sei innocente. Sì, cioè sarebbe un autogol clamoroso portare dentro, o cercare di portare dentro qualcuno che non c'entra niente, perché sarebbe proprio sinonimo di colpevolezza e non penso che gli arrivi a questo. Tua sorella come sta? Mia sorella lo sai che da ieri sera non l'ho più vista, comunque penso che sia più rilassata adesso. Penso sia plausibile che l'abbia uccisa Pierina per amore di tua sorella? Può essere plausibile quello come il caso che l'abbia uccisa io per proteggere mia sorella. Ci credo nella stessa maniera guardando da fuori. Quindi non sei convinto della colpevolezza di Luis? Io sino a prova contraria sono un garantista. Sino al terzo grado di giudizio, poi correggetemi voi, siamo innocenti, sino a prova contraria. Tu non sai, sei preoccupato? Per cosa di preciso? Per i prossimi giorni, per quello che potrebbe accadere. Ma preoccupato no, perché comunque in ogni caso significa che c'è un movimento da parte delle forze dell'ordine. E ogni movimento che c'è è qualcosa di positivo per arrivare un dunque. Tu non sai quella sera cosa potrebbe essere accaduto e non sai Luis cosa ha fatto, non ritieni che sia estraneo? Allora, dico la verità, un'idea me la son fatta, ma non so chi. Se me lo chiederanno lo dirò lì al PM, però non lo dico adesso. Adesso diresti giustizia fatta? Non ancora, perché per ora non c'è niente. Neanche questo arresto, quindi? È un arresto, ma terzo grado di giudizio, ne parliamo. Ci vediamo dopo. Grazie, Loris.